Hey guys, welcome back to my channel! Per questo video di oggi ho intenzione di fare una cosa super speciale, ovvero ho intenzione di disegnare e trasformare una foto che abbiamo fatto io e il mio ragazzo, e ve la metto qua. Non sono fidanzata da tantissimo tempo, però questa storia per me è veramente un cambiamento molto importante della mia vita, credo forse il più importante. Non ho mai provato dei sentimenti così forti, raga, ve lo giuro. Infatti, ho intenzione di cambiare varie cose sul canale, tra cui il fatto anche di fare video in italiano e fare proprio dei vlog delle giornate, dato che me li state chiedendo in tantissimi e io ci terrei perlomeno a farli. Non pubblico tanto su YouTube, se notate, non faccio tantissimi video. Perché non ho la possibilità di filmare, non vivendo più da sola, vivo di nuovo a casa con i miei e quindi ho una difficoltà a registrare dei video. Però appunto uno degli obiettivi è quello di tornare a vivere finalmente, indipendentemente per i fatti miei, si spera, col mio ragazzo. E quindi appunto voglio fargli questa sorpresa. Ho deciso di trasformare una nostra foto in un disegno. Quindi iniziamo subito, non vedo l'ora di farvi vedere il risultato. Se vi va, seguitemi su Instagram, come sapete lì vi aggiorno di un sacco di cose della mia giornata e potete vedere anche stories con il mio ragazzo. Molti di voi mi stanno chiedendo, siete un sacco curiosi, infatti è molto divertente questa cosa. E nulla, quindi iniziamo subito. Ok ragazzi, come potete vedere ho iniziato come sempre dallo schizzo, dalla base del disegno. Qua vado a prendere anche il riferimento della foto in modo tale da avere almeno le dimensioni, essendo una foto comunque che ha scattato il mio ragazzo, e quindi avevo la prospettiva un po' svasata, infatti io risulto un po' più piccoletta dietro. Da qua vado a delineare tutto ciò che è la forma dei nostri corpi, vado ad aggiungere i capelli, eccetera. E poi tutti i dettagli inizio a farli in nero, questo perché poi tramite i livelli che vedete qua, come sempre io uso Clip Studio Paint, appunto tramite questi livelli poi io andrò a trasformare il mio colore di capelli, in questo caso in castano, che poi sfuma in questo balayage dorato che appunto ho ora come ora. D'estate adoro avere i capelli un po' più sul biondino, perché credo che con la mia abbronzatura, col mio tipo di abbronzatura, risalti molto e mi piace un sacco. Comunque, raga, non potete capire, qua inizio la colorazione e sono impazzita letteralmente per cercare di fare tutti i tatuaggi del mio ragazzo. Cioè, il mio ragazzo praticamente è un tatuaggio intero. Quindi, cioè, come non lo so neanche io come ho fatto, ma ho dovuto copiare alcuni tatuaggi, ovviamente già li ho presi in come si dice? In PNG, ce l'ho fatta. E quindi poi ho messo in Multiply per renderli più verosimile, in modo tale che appunto non sembrino troppo finti. E nulla, ho aggiunto i dettagli della luce, ovviamente il make-up, un po' di rossiccio, il blush, che è una cosa che io adoro, la barba al mio ragazzo e niente, questo è il risultato finale, spero che vi piaccia. Amore, se stai guardando questo video, spero che ti piaccia questo disegno. E niente, raga, credo che per oggi sia tutto. Ricordatevi di seguirmi sui social e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e pollice in su in questo video. Ci vediamo al prossimo molto molto presto, che filmerò con una persona speciale. Indovinate chi? Ciao!